si celebra nei giorni dei santi e dei morti. I ragazzi, spesso mascherati in forge grottesche, vanno a chiedere dolciumi per le case, che vengono adornate di zucche intagliate a guisa di teschi e illuminate all'interno. Come tradizione, ogni anno, nella notte di ogni santi, i ragazzi dell'università costringevano i nuovi arrivati ad affrontare la cosiddetta prova del coraggio. Essa consisteva nel percorrere a piedi il vecchio cimitero del paese con una maschera in testa. E quella notte toccò a Peter Smith. Nonostante egli avesse cercato più volte quel giorno di spiegare loro la sua precaria condizione di salute, nessuno sembrò preoccuparsene. Così, come da rito, egli dovette indossare la maschera simbolo di Halloween e la prova ebbe dunque inizio. Avanzò e scomparve all'interno del cimitero, mentre gli altri se la ridevano alle sue spalle. Ma improvvisamente... Peter si accorse di non essere solo ad avere paura, e questo lo aiutò nell'affrontare la prova con maggior coraggio. Allontanato per timore di un linciaggio da parte della folla.
riunitisi in una birreria, i tre ragazzi si chiesero che fine avesse fatto Colin Miles, e le notizie sul suo conto sembrarono convergere su un'unica certezza: era tornato in paese. La cosa sembrò capitare al momento giusto. Perché non sfruttare questa occasione per fargliela pagare una volta per tutte? Decisero dunque di coinvolgerlo in uno scherzo. Due di loro si sarebbero presentati a mezzanotte a casa di Colin, vestiti da demoni, e l'avrebbero condotto con sé al cimitero. Ma parlando a voce troppo alta, essi attirarono l'attenzione di un inaspettato ascoltatore. Carrozza
Improvvisamente Colin vide qualcosa che lo sconvolse. Come potevano quei ragazzi essere là? A sua volta essi riconobbero Colin e si stupirono nel vederlo sopra un carro funebre e per di più senza cavalli. Con ugual sorpresa si accorsero che uno dei costumi, misteriosamente scomparsi da casa loro, si trovava lì, ai loro piedi. Cosa stava succedendo? Cercarono così di raggiungere la carrozza. Colin, quasi avesse un presentimento, distinto si girò verso il cocchiere e con orrore intravide la morte. I ragazzi intanto proseguivano nella ricerca, ignari di cosa stessi in realtà succedendo. Colin, ormai disperato, sembrò comprendere la propria condanna e davanti a sé apparvero improvvisamente le sarme spettrali di due quadrupedi. Il carro imperterrito proseguiva la sua folle corsa. Bagliore avvolse la carrozza ed il suo sinistro conducente, illuminandole l'orrendo sogghigno. E questa fu l'ultima cosa che vide. Giunti sul luogo dove la carrozza era scomparsa, essi si accorsero che le tracce a terra lasciate dalle ruote terminavano bruscamente e in quell'istante furono attirati da una luce proveniente dal varco nel muro del cimitero. Ai loro sguardi terrorizzati apparve la lapide di Colin Mai, sovrastata da una figura tanto spaventosa quanto stranamente familiare. Essa non era altro che lo spirito di Peter Smith, il ragazzo che lo stesso Colin, un anno prima, aveva ucciso nella notte di Halloween. Questa fu la sua vendetta. E se un giorno, passando in questo paese, qualcuno vi volesse raccontare questa storia, beh, voi non dategli ascolto. È solamente una leggenda. Una leggenda a cui non crede più nessuno.